L'omertà che ci attorno a questa storia è dettata solo dalla paura di non avere più la droga gratis e il lavoro con i clienti. Feste come la sua non si contano in Italia. Gente che si fa 5 grammi al giorno, come ha dichiarato lui, non si conta. C'era un prete che aveva messo in fila 3 ragazze nude e ognuna di loro aveva una striscia di cocaina qui. Beh, il resto si può immaginare. Scusa, cosa stai facendo? Stai pagando una ragazzina di 18 anni, non ti fai schifo? È partito da 5.000 e ho detto no, ma sei pazzo. Ah, ok, 8.000. No, non è una questione monetaria. Ok, 10.000. No, non te lo do il mio sedere. La prima festa a cui sono andata e si è svolta a Roma e mi ha spiegato che devo soltanto bere, parlare, ridere con queste persone, medici, avvocati, notai, ti danno 150-200 euro in base a quanto resti, in base a che festa c'è, in base a chi c'è, non sei tenuta a fare uso di sostanze, però devi consegnare il telefono all'entrata. Mi sono comprato un altro cellulare che io tenevo, fa ridere però è così, nelle mutande, nel reggiseno o negli stivali alti, lo mettevo qui dentro e ogni volta mandavo messaggio a mia madre: se mi scrivi un messaggio e alle 5 non ti rispondo, chiama la polizia, di l'indirizzo. Era a casa di una bellissima signora che per tutta la vita aveva esercitato il lavoro più vecchio del mondo. Se tu fai 500 euro per un'ora con lui, lei vuole tipo il 20%. Eravamo tipo 12-10 ragazze, eravamo solo 2 immagini, me compresa. Il resto erano tutte escort. Stavano i bodyguard per una questione di privacy, di sicurezza, ma la verità è che la gente non vuole che si sappia che loro magari la mattina fanno, non so, il dentista e hanno a che fare con ragazzine tipo di 18 anni e poi la stessa sera se ne vanno con le ragazzine di 18 anni a pagamento facendo uso di sostanze stupefacenti. Vai lì perché c'è l'avvocato che ti dà 1000 euro. Hai bisogno di pagarti l'università? O magari vuoi soltanto l'ultima borsa uscita da 5.000 euro? Tante ragazze facevano a gara per andare a queste feste private. No, non si pente nessuna. Preferisco non parlarne. Era la solita festa privata che ho visto a Roma, ho visto a Milano, ho visto in Sardegna. Che ha fatto una cosa orribile e deve pagare per quello che ha fatto, ma feste come la sua non si contano in Italia. Gente che si fa 5 grammi al giorno, come ha dichiarato lui, non si conta. La violenza sessuale c'è in tutti gli ambienti. In questi ambienti è più facile la soglia tra il divertirsi e il mancarti di rispetto. È così labile. L'omertà che ci attorno a questa storia è dettata solo dalla paura di non avere più la droga gratis e il lavoro con i clienti. Chi se lo fa il lavoro serio? Stiamo scherzando, mi facevo al mese 10.000 euro se volevo e adesso me ne devo andare magari a un bar per 1.000 euro. No, meglio stare zitta. Come ragazza immagine, io venivo pagata 300 euro a Milano, anche 400. Io lo facevo perché da sola ti devi mantenere. Io non posso contare le volte in cui mi hanno proposto se io mi volessi sia prostituire che fare uso di droga. Non ho mai fatto uso di stupefacenti, non ho mai ceduto a cifre anche molto a... Io sono arrivata ad avere davanti una persona che mi ha offerto, e dico tutto per il lato B, 15.000 euro. Io potevo tornarmene a casa mia con 15.000 euro e siccome io il pane me lo sudo veramente, mi avrebbe fatto comodo. Mi ha visto come una cretina, ma proprio schifata. Si è alzato, ha fatto casino, io sono stata pagata e sono andata via. Ma oddio, si impassiccavano tutti, vippavano tutti, scopavano tutti, cioè. 5 con 1? Vale? Si vede anche di porno. C'era un prete che aveva messo in fila 3 ragazze nude sul letto e ognuna di loro aveva una striscia di cocaina qui. E vabbè, il resto si può immaginare. Poi io chiedo, ma scusi, ma come mai lei, uomo di fede, viene qua? Perché comunque alla fine ognuno ha la loro fuga nel mondo dei peccatori. Scusa, cosa stai facendo? Stai pagando una ragazzina di 18 anni, non ti fai schifo? Stai spingendo anche lei comunque a drogarsi, perché io mi sono resa conto che se non ti droghi,
il cliente non si sente alla pari con te, si sente inferiore perché dice questa magari mi giudica, no? A Roma troviamo preti, vescovi che magari 3 ore prima hanno dato la messa e poi si divertono con cocaina e 18enni così come se niente fosse. In una villa in cui c'è stata una festa c'era un vescovo che stava facendo un trisom. Io ricordo tipo il completo nero, una cosa qua, la loro striscetta bianca. Vescovi italiani? La fauna e basta. A me mi ammazzano se dico i nomi. Cioè, la curia, la chiesa. Ero bionda e diceva sei la Barbie, sei la mia Barbie, sei la mia Barbie, mi voleva come una bambola. Tra l'altro io avevo perso mio padre da 4 mesi, non ha abusato di me a livello sessuale e mi ha picchiato con una sbarra di ferro. Ogni volta che non gli piaceva qualcosa tirava i capelli, mi dava schiaffi, mi sbatteva la testa. Io stavo nel terrore e ne parlo così perché se non perdo un attimo il sorriso mi scoppio a piangere. Non è che adesso che sono passati 3 anni io sto bene, sto tranquilla. Non ho detto niente a mia mamma perché mi vergognavo. Ho preferito star zitta, me ne sono pentita. E sapere che io ho frequentato degli ambienti in cui ultimamente si parla di stupro. Pure io ho rischiato comunque per quanto io potessi essere sveglia, per quanto io potessi avere un altro cellulare di riserva.